Sì, la vera storia dall'aereo non ti venga, fai su un vir e che ero il buongiorno a una persona, di Faustano, ho trovato Freddo Valla e gli ho detto che volevo trasferirsi tra le varie occitane d'Italia a fare su un travaglio, che era un travaglio da Bergia. Con la famiglia arrivavo dai Pirineo. E alla via virò tutto il Piemonte per trovare un posto, alla via trovo il posto migliore a Ostano. Buongiorno. Buon dì. Desidera. Volevo sapere se ci sono case in vendita. Sono andato a vedere in comune, ma è chiuso. Il comune pomeriggio sempre chiuso. Ma è per venire in vacanza o? No, per viversi. Personalmente non so niente. Se però vuol venire di domenica, ci sono i proprietari e c'è anche più gente. Mi sa indicare la casa del sindaco? Il sindaco vive in città. Era una famiglia giove, ero la sfemmeno, una bella figlia tra l'altro, Treminà, e a loro gli avevano trovato lo stabi, che ero sempre pagato regolarmente la fitta, avevano preparato lo stabi, la misura, e mi sono agli perni a Ventimiglia per fargli entrare in Italia. Erano i primi giorni da gennaio, il tempo era bellissimo. Avevo anche avuto grossi problemi da Dugano perché volevano fargli passare i due anni italiani. Sono arrivato quest'anno, ero però da sera a Dezure, invece di arrivare la prima giornata. Quindi è stato un accordo biblico perché tutta la gente accompagnò una carovana, era il legno pieno, con le torce, fino alla misura. Questo è il principio della storia. Come sempre, qualcuno è d'accordo e qualcuno è pas d'accordo, le crave le chiave pompana auto e quindi lo fittò la terra dai particolari. Pagavo le tume, pagavo i soldi. Il problema è che lo spezzettamento fondiario che avviene, ogni tocco è pacito, magari la crava andava a un metro e intaccò dal vasino e le paga poi io sempre sta qui a controllare tutto. Quindi il problema è che era qui. Noi abbiamo cercato di fare ovviamente l'anco poi io, tant'è che la maggior parte delle persone donano la terra gratis anche, non c'è problema. Il problema è che dopo chi che sono, hanno paura di capire la situazione, insomma. Il carattere di Filippo era un carattere un po' particolare, ha reagito forse un po' troppo anche alle provocazioni, alle cose, e alla fine si crea un problema tra le persone, Dustano e Filippo. Il problema che ne ho avanti, tante vicende, alcune sono state ricordate al film, alcune pa. E per la fine gli avevano trovato un posto in barca Nobina e mi pagò il viaggio, di massa coccio, a 1.500.000, non mi ricordo un caro. Pagò il camion perché loro c'era un po' di demoralizzazione, avevano perso un po' il travaglio, il formaggio. Ero proprio che i fatti erano subito e sono partiti e sono andato in barca Nobina. Il film evidentemente è un po' romanzò, però sostanzialmente la storia le clocchie con i personaggi in positivo e i personaggi in negativo. Devo dire che i personaggi in positivo erano camai da chi è negativo. Forse gli erano l'occhio del 20% che ero contro. Gli altri gli stoncati alla porta parecchi gli erano partiti, gente che ne ha trovato. In barca Nobina, le cose positive era l'accoglienza, perché mi sembrava il ritorno dall'Egitto di Mosè, ecco, tutti che gli accompagnò, chi buru camioncin, chi giuavo, chi tucciava le vacce, le stabi ero ciauto, ero sto disinfettò, la misura un pulito. Per l'amicizia che gli hanno fatto, con tante persone, si è creato un rapporto d'amicizia, veramente. Sono le cose più positive. Christine, se domandavo parecchio, la femmina,
ero una di compagnia, gli veniva alle feste, ballavo, ero una persona. Ero diventato un po' di nostra, ecco. Ed ero più riservato, ero più da meditazione. E chi gli aspetti positivi sono chi qui. E gli hanno dimostrato comunque se poi io vivo a Ostano, travagliando in campagna, inlevavano crave, ciabre, e travagliavano, facevano l'ulace, facevano le tombe, vendevano lo formaggio di cravo a un prezzo altissimo e lo vendevano tutto. La diamangia era mia vaide persone che venivano a cercare lo formaggio. Lo negativo è l'incomprensione, ecco. La paura delle forestie, che quindi Dio che gli hanno bate, quindi le dice tutto quanto si dice una madre famiglia, buccatemi in perché da quel tempo gli dice un altro, vai bate per, dice tutto. Quindi la cattiveria. E quindi Carcun si è buttato contro in modo automatico. E quindi, con chi le comio, che tocca chi comio. Anche se è tutto mica d'erbo che vai a maluro, fai panangle con me, quindi stuccio pa. Vole colpe con tuo cocco qui Filippo che ci ha detto delle cose. E lui sto un po' più anche diplomatico, diciamo pareglia, e forse si è finito per pareglia. Probabilmente gli sono tanti sentimenti che angio. Il sentimento di un fallimento magari personale, chi è non via perché se passa sentito fare il mestiere qui, magari. Un altro che invece riuscì a fare quella cosa qui era un problema. Un problema personale diventava. E quindi noi abbiamo fatto il possibile. Però si sono demoralizzato perché comunque alla fine è chiaro che contas, tutto contro no, ma tante cose contro, a volte demoralizzano e si perde, insomma. Ogni comune, in questa situazione di montagna, se io un minimo di possibilità di inserire un'attività economica, naturalmente una buona attività economica, sul territorio devo fare tutto quello che devo fare, cioè porte aperte. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare. Il padre di Gunregret, le cose servono, ecco, tra le cose positive, le cose servono a distinguere le persone, tra quelle che sono positive, che hanno cuore, e credo che invece non l'hanno fa. E quindi come comune abbiamo fatto tutto il possibile e niente proprio da regretare.